Il prossimo pezzo invece lo vogliamo dedicare a una persona che l'anno scorso è passata a miglior vita. Infatti prima risiedeva a Roma e ora risiede a Brooklyn. Direi che ci sono tutti i crismi del passaggio a miglior vita. Il romanzo da cui ho tratto il testo risale al maggio del 2014, è stato scritto più o meno nel periodo del predetto passaggio a miglior vita, e parla di senso di colpa, di promiscuità sessuale, di fantasmi del passato, ma soprattutto di cambiamenti, di grandi cambiamenti. La morte è come sempre. Dell'ascensore, però è come se guardassi un'altra persona, in tutto uguale a me. Quella persona ha la divisa fuori posto, in particolare la spallina sinistra scucita. Mi domando ad alta voce, in presenza di altri colleghi, perché la mamma non l'abbia rammendata. Eppure io per primo so la risposta. La mamma se n'è andata tanti anni fa, non ho più avuto sue notizie, seppure ogni tanto ritorni in situazioni come questa. Anche se indosso una divisa non impeccabile, sono io, come sempre. In certe circostanze, la vita è come sempre, la morte è come sempre. Quando esco dall'ascensore sono di nuovo da solo. Dalla filodiffusione un altro agente viene avvisato di recarsi nell'ufficio del capo. Sono sempre solo in quell'ala della centrale di polizia e mi ci ritrovo io nell'ufficio. Il capo ha una voce da chioccia e non riesco a capire gli ordini che mi impartisce. Ce l'hanno telefonato tramite una telefonata anonima. Vai subito. Conclude così. L'unica frase che ho compreso perfettamente. Da dove sono io, in piedi davanti alla sua scrivania, vedo che non indossa i pantaloni, ma solo dei boxer bianchi. Sono già lì che sto bussando alla cancellata. Eccolo, dice la signora, come se mi stesse aspettando. Nel mentre mi dà dei piccoli strattoni che mi fanno avanzare di qualche centimetro lungo il corridoio. È molto anziana, ricurva, con una vestaglia a merletti e due bastoncini da sci che utilizza per spostarsi più agevolmente. Mi sta parlando dei miei genitori, dei miei fratelli. Dice qualcosa sulle lacrime, sui pretesti per farle sgorgare. Non mi sento a mio agio. Vorrei chiedere dov'è il bagno. Quella si sporge per fare una carezza alla carcassa del cane, piazzata a guardia della sua stanza. Deve essere morto da almeno un anno, come il marito. Allora, vediamo un po' il signore, le propongo. Il capo mi ha fatto tutto un discorso. Cerco di ricapitolarlo, ma c'è qualcosa che non mi torna. Vieni pure, mi dice lei. Si sta riposando in camera da letto. Però sta attento a non svegliarlo. Totalmente buio. L'unica cosa che vedo nitidamente è la sagoma di un corpo che sporge da sotto le coperte. Le tiro via. Sempre in questa oscurità spicca un cadavere ormai mummificato. Mi tocco la spallina per sentire se la mamma me l'ha poi ricucita. Signora, lei da oltre un anno divide il letto con suo marito morto. Il capo mi aveva detto una cosa del genere, ora lo ricordo. Ma non è possibile, si accarola lei, rigrignando la dentiera. Ieri stava benissimo, abbiamo preso il tè in giardino, coi biscotti. E il cane, anche lui, abbiamo uscito ieri sera.
mentre mi appresto a controbattere, si mette a ridere grossolanamente. La dentiera le casca dalla bocca. E si schianta in terra in mille pezzi di cristallo trasparente. Ma lei seguita a ridere, quindi sparisce. Giro di nuovo verso il letto e mi accorgo che è vuoto. Il marito è in piedi di fronte a me e ride con la stessa voce della sua vedova. Ha gli occhi infossati e grigi, la bocca aperta ma schermata da una ragnatela, la fronte purulenta. Allunga la sua mano consunta per afferrarmi, ma lo scanso e mi dirigo fuori. Alla porta però si è piazzato il cane, pure lui rianimato e dotato della sguaiata risata di colei che era la sua padrona. Non scampo, cerco di saltare per scavalcare il cane e andare via. Mi do lo slancio, ma in quel momento l'uomo e il cane mi assalgono, sempre con quell'assordante risata che cresce di intensità mentre si gettano su di me.